Ricordare uno dei pilastri della lotta alla mafia in Italia nel giorno del suo omicidio. I giovani del quartiere Catino di Bari hanno partecipato alla deposizione di una corona di fiori davanti alla targa del giardino intitolato a Peppino Impastato. L'attivista e giornalista siciliano dai microfoni di una radio locale denunciava senza paura l'oscenità del potere mafioso, mettendo allo scoperto i legami delle organizzazioni criminali. La legalità è speranza, Peppino per noi un esempio, no alla mafia sono alcuni degli slogan esposti dai giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli. Una delle cose, dei principi che noi abbiamo nella scuola, quello di essere dei cittadini modello, quindi avere una lotta contro la mafia, contro ciò che è negativo, è sicuramente una delle cose più importanti. Quindi devono essere cittadini modello per aiutarci a diffondere questo valore della cultura, perché è molto importante, perché in questo paese si muore molto spesso perché si è lasciati da soli. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con l'Associazione Giovanni Falcone, presieduta da Corrado Berardi. L'amministrazione comunale ha deciso di intitolare lo spazio verde del quartiere Catino a Peppino Impastato per tenere alta l'attenzione sulla lotta alla mafia. È un momento di ricordo per Peppino Impastato, ma anche un bellissimo momento di condivisione. Come diceva uno dei bellissimi cartelli che hanno realizzato, loro sono la speranza, loro sono il futuro. Abbiamo bisogno che loro capiscano che cos'è la legalità quotidianamente nelle loro azioni che svolgono sia a scuola sia con i loro amici.